Il 27 gennaio di ogni anno viene ormai ricordato come la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto, ma anche dei tanti orrori nazisti avvenuti nelle numerose città italiane da nord a sud della penisola. Qui nelle immagini che state vedendo siamo a Montecavolo, una tranquilla frazione del comune di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, di appena 4.500 abitanti, dove vive ancora oggi uno dei pochi testimoni rimasti a ricordare gli orrori. Lei stessa da bambina è stata vittima di un fatto di quelli che è possibile vedere o immaginare solo nei film dell'orrore. Si tratta della signora Liliana del Monte Manfredi, la donna che è nata due volte, così scrive in un suo libro Il nazista e la bambina. Signora Liliana, perché è nata per la seconda volta? La notte di San Giovanni, il 24 giugno del 1944, c'è stata una rappresaglia fra partigiani e tedeschi. I tedeschi, nel vendicare questa rappresaglia, sono entrati in casa mia, hanno ucciso, dopo aver ucciso i miei genitori e i miei nonni. I miei nonni, io sono rimasta solo ferita, hanno incendiato la casa. Io, l'unica via di scampo era la finestra. Io mi sono gettata dalla finestra, sono caduta sull'erba, sono rimasta nascosta lì fino al mattino. Al mattino un tedesco ha fatto la perlustrazione che se fosse finito e mi ha trovata, però lui molto delicatamente mi ha portato sul ciglio della strada. Ho pensato che lui l'abbia fatto, mi ha voluto salvare. Per questo io dico che sono nata due volte, perché la prima volta sono nata in casa con i miei nonni, ma la seconda volta è stato lui a volermi salvare, perché portandomi sul ciglio della strada, loro sono andati via e qualcuno mi avrebbe trovato. Cosa prova quando senti parlare di negazionismo? Io sono una testimone, non posso non negare quello che è successo. Purtroppo ce ne sono tanti ancora dei testimoni, non tantissimi perché gli anni sono passati, però ci sono rimasti degli scritti, ci sono rimasti anche delle fotografie. Come può una persona negare quello che è successo? Reputo che il giorno della memoria sia molto importante perché senza il passato non c'è futuro. Qual è il suo messaggio alle giovani generazioni? Io spero che la mia testimonianza sia un insegnamento per le generazioni future, che tutto questo non succeda mai più. È tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.